Signori, bentornati in questo nuovo video, bentornati e andiamo a parlare ragazzi di una partita che ho guardato ieri in contemporanea con Inter Roma. Ho fatto strano, non mi ricordo se ho salutato, ciao e bentornati in questo nuovo video. Bentornati perché andiamo a parlare ragazzi di Premier League. Anche domani, anzi per me domani, per me, per voi oggi ci sarà la Premier, ci guarderemo ragazzi Tottenham, Southampton e Manchester City, Brentford in contemporanea. Quindi anche domani non vi porto direttamente il post partita, ma vi porto il post partita il giorno dopo. Vediamo se alle 7 o alle 13:45, se fare magari, perché oggi oggettivamente ieri ero in carenza di tempo, ho fatto il day after in 3 minuti neanche, quindi magari ve lo porto così. Fatto sta che andiamo a parlare ragazzi di Manchester United Burnley. Mi sono goduto Manchester United Burnley soprattutto per una tempistica, quali United Burnley iniziava alle 9 e West Ham, Watford e Newcastle Everton iniziavano alle 9:15. Mi sono goduto Burnley Manchester United e adesso ve ne vado a parlare. Finisce alla fine 1-1. Non mi è piaciuto ragazzi nel secondo tempo lo United. Lo United oggettivamente a mio parere mi è piaciuto, ha fatto una buona partita, però devi fare di meglio secondo me se vuoi vincere. E una cosa che non capisco di Ralf Rangnick è lasciare in panchina il giocatore più forte del Manchester United. Forse il giocatore più forte nella storia del Manchester United. Stiamo parlando di Cristiano Ronaldo, che a 37 anni continua a fare la differenza. E ci sta anche che abbia litigato con Ralf Rangnick, che non lo veda benissimo perché non esiste solo lui. Spero onestamente che se ne vada in estate perché non si merita questo trattamento, Sir Cristiano Ronaldo. Fatto sta che entra al 68esimo al posto di Edinson Cavani, che ci aveva provato, ragazzi, solo che una cosa che mi sento di dire, di criticare all'attacco del United è non avere una vera punta proprio giovane. Secondo me, ragazzi, la vera punta non ce l'hanno, perché a me, per me, per quanto mi riguarda, per come io vedo il gioco del calcio, non vedo Rashford, non vedo niente di Rashford come punta. Rashford per me è un esterno e oggi infatti ha giocato esterno. Destro e non ha fatto malissimo. È entrato in gol Pogba, ha fatto un super tiro. C'è stato il gol annullato a Varane. Onestamente non concordo perché per me non era fallo. Se per l'arbitro era fallo, io non ci metto bocca perché non so nessuno. Però per me, mio modestissimo parere, non era fallo. Oggettivamente lo United ha provato a fare di tutto, ma gli mancava concretezza. Fatto sta che nel secondo tempo c'è stato un blackout United. C'è stato un blackout United con un Burnley che ha attaccato di più, ha trovato il gol con Jerry Rodriguez e ha trovato il gol, ragazzi, decisivo alla fine, perché il Burnley blocca lo United che viene sorpassato al West Ham. Ed è attualmente quinto lo United, ma il Burnley, ragazzi, non naviga bene. Anzi, attualmente è ventesimo, perché il Newcastle ha vinto contro l'Everton e quindi si porta a 18 punti. E il Burnley conquista un punto d'oro, ragazzi. Conquista un punto d'oro che il Manchester United non può lasciarsi scappare 2 punti così, perché attualmente si troverebbero quarti a 41 punti. Ok che ci hanno ancora una gara in meno. E potenzialmente sono davanti al West Ham. Però, ragazzi, non va bene. Non va bene per questa squadra, non va bene, ma perché poi contando anche altro, sempre sulla strada, potenzialmente, oggettivamente, potenzialmente lo United è a 42, potenzialmente l'Arsenal è a 42, potenzialmente il Tottenham è a 45. Perché il Tottenham può essere a 45? Perché ha 20 gare, 21 all'Arsenal. E 23 lo United. Quindi ragazzi, anzi no, l'Arsenal sarebbe addirittura 45-48 Tottenham. Veramente in Premier League c'è un casino, un macello nero. Vi voglio parlare senza averle viste delle altre partite tra Newcastle e Everton. Vince il Newcastle, riesce a vincere con subito un gol da parte di Trippier, il neo acquisto. Il buon Trippier, ragazzi, poi c'è stato anche un autogol di Holgate, il gol anche di Freezer che si riveleranno alla fine decisivo. Un Everton
che adesso deve ripartire con Lampard. 3-1 non è di certo il miglior risultato, ma in questo momento, ragazzi, l'unica cosa che mi sento di dire all'Everton è vincere aiuta a vincere. Pareggiare, fare punti, a dire vero, non pareggiare, fare punti aiuta a fare punti. E in questo momento mi sento di dire che l'Everton deve puntare a fare punti. Pareggio, vittoria, quello che volete, ma deve fare, ragazzi, i punti, perché si rischia veramente tanto. Attualmente stanno con 21 partite a 19 punti, e vi dico questo risultato con 21 partite, perché poi c'è ad esempio il Burnley che ha 20 partite con 14, però non mettiamo gli ansia, perché anche il Norwich e il Watford hanno 22 partite e 15 punti Watford, 16 il Norwich, con Watford che aveva iniziato malissimo, poi è alquanto crollato. Mentre invece l'altra gara, proprio West Ham Watford, si conclude alla fine con una vittoria 1-0 per il West Ham. Piccola parentesi, c'è stato, ragazzi, questo scandalo di Zuma che maltratta il suo animale. Non mi esprimo a riguardo, dico solamente che sarebbe giusta una bella denuncia. Poi sei tu, ritardato mentale, a metterlo, se non sbaglio, su Snapchat. Fatto sta, ragazzi, che vinco grazie al top scorer, al match scorer, scusate, Bone, su assist Burn, non so come dirlo, su assist di Lanzini. Alla fine trova in 3 punti che li porta attualmente al quarto posto. Quarto posto che li porta ancora davanti allo United. Comunque, ragazzi, questo è il mio video di oggi sulla Premier League. Ci vediamo ovviamente anche, penso, domani con un nuovo video, sempre anche di Premier League. Spero vi piaccia. Ci vediamo. Ciao.